stato tu. Io cosa? L'hai strappata. E che motivo avrei avuto per strapparla? Non lo so, magari volevi farmi uno scherzo. E che scherzo, no? Sarebbe? Ho strappato la foto. Va bene, Diego, cerca di capirmi. Qualcuno deve essere entrato e ha strappato la foto. Io non lo so, forse qualcuno che ha a che fare con te e con Luna. Lucilla, so. Sarà stata Lucilla. O è stata Renata, che è molto più vicina di quello che pensiamo. Renata. Hai ragione, Renata. E poco fa sono venuta da voi a portare una bomboniera da farti vedere. Ero con Felipe. E siamo andate in camera tua perché ti faceva male la gamba. E poi Alessio ci ha offerto un caffè. Hai ragione, scusa. Ok, è tutto ok, ma dimmi che sta succedendo perché mi state facendo preoccupare. Qualcuno è entrato in camera nostra e ha rubato la bomboniera. E Luna crede che sia stata Renata. No, non è che credo, sono sicura che è stata lei. È sicura che è stata Renata. Alessio, meno male che ti ho trovato, ti stavo cercando, stavamo venendo a casa tua. Che è successo? Ti ricordi la foto che mi hai dato, quella in cui sei con Luna? Sì, mi piace così tanto quella foto, perché? L'ho trovata tutta rotta nella stanza. Qualcuno è entrato mentre non c'eravamo e l'ha strappata. Non può essere, com'è possibile? Io non lo so, qualcuno l'ha strappata. Sarà stata Renata? Sicuramente, dobbiamo stare tutti allerta. Andiamo ad avvisare i ragazzi. No, aspettate, Mickey, perché non vai in giardino a controllare per bene tutto? Voi due accompagnatemi. Come ti è venuto in mente di dire che Guzman, o di inventarti che Guzman non voleva andare al matrimonio di tuo fratello? Ascolta, mamma, ci sono cose più importanti ora. Non ci posso credere, non ti intromettere più negli affari della mia vita né negli affari della vita di Guzman. Sì, non d'accordo. Ci si crede. Ok, mamma, scusami. Niente scuse, hai idea delle cose orribili che ho detto a Guzman dopo che voi gli avete detto quelle cose? Mamma, che mamma. C'è? Non cambiare discorso, tu e Toto avete messo su tutto questo. Miranda, Alessio? Non te ne andare, Alessio? Mentre sto parlando, perché se c'è una cosa che mi fa imbestialire, Miranda Mojica. Non ci credo, se n'è andata mentre stavo parlando. Questo è perché abbiamo fatto i presuntuosi. E non dimentichiamocelo, è cominciato tutto per colpa nostra. Sì, sapete che c'è? Dite quello che volete, ragazzi, ma è una cosa diversa. Non lo so, secondo me questa volta non c'è soluzione. A meno che... A meno che? Alessandro, cosa? Non diciamo che andremo vestiti eleganti, così probabilmente cambieranno idea. Sì, però in questo modo sarebbe come cedere, Alessandro. Non ho intenzione di fare una cosa del genere. Dipende da come la vedi. Potrebbe essere come dici tu, o potrebbe essere ammettere di fronte a loro che era una stupidaggine andare vestiti così. Non lo so, decidete voi. Che cosa facciamo? Ti odio, che schifo! Ti odio, Luna, ti odio! Ti odio! Ti odio! Che succede, amore? Alessio, per favore. Sì. Lo voglio. Bene, da questo momento siete uniti in matrimonio. Può baciare la sposa. E voi potete applaudire. Ti giuro che te la farò pagare! Vamos, vamos già! Sì, vamos già! Piano!
faccia tosta che hanno. Allora, fanno tanto i duri, i forti, fanno finta di niente, però la loro gelosia è terribile. Aspetta, avete visto? Non sanno neanche fingere. Tu hai visto la faccia di Ivo? L'hai vista? Sì. Aveva una voglia di dirmi di tutto, ma non lo faceva perché è orgogliosa, è così, certo. No, non me ne parlate, la faccia di Martin. Non so, a un certo punto mi sono commossa. È evidente che è molto influenzato da Ivo e da Alessandro. Beh, Luz, non possiamo dire che il tuo ragazzo sia San Martin, giusto? Non è così. San Martin, che simpatica! Sì, no, la battuta non è molto buona, lo ammetto. Però il nostro piano è geniale, ragazze. E poi sta riuscendo alla perfezione. Tu pensi? È chiaro che lo penso. Sentite le mie sagge parole e ricordatevi che i ragazzi verranno qui in ginocchio a chiederci perdono e dopo faranno tutto quello che vogliamo noi. Aiuto, sono loro! Sono loro. Facciamo finta di niente. Calma. Sistematevi. Entrate. Permesso. Vi stiamo disturbando? No. Luna, come mai hai questa faccia? Ragazze, noi siamo molto preoccupate. Che succede? Renata è in collegio di nuovo. Sì, beh, non è sicuro. Non ne siamo sicure, però è una possibilità. Che è successo? Sì, qualcuno è entrato in camera mia e si è portato via la bomboniera del mio matrimonio. Dobbiamo stare attente, dobbiamo stare unite, almeno finché potrebbe esserci mia sorella, va bene? Sì, sarà meglio chiudere sempre la porta a chiave. Beh, io non lo capisco. Fino a quando vivremo con questa paura, ragazze? Nessuno può fare qualcosa, nessuno può fermare Renata. Non capisco. Sì. E ora come stai tu? Ho paura. È ovvio che Renata è tornata per rovinare il matrimonio. Beh, io credo che Renata voglia agire anche contro di me. Beh, ragazze, tranquille. Noi rimarremo sempre qui con voi, eh. Sì, state tranquille, perché questa volta non lasceremo che succeda niente. Guapote Menei. E questa incantevole signora? Ah, lei è Rita. Io? Io sono Rita. Sono l'incaricata del coordinamento della segreteria del... E se fa uno sforzo di memoria, ricorderà che sono la persona che l'ha accompagnata in direzione e che le ha detto: prego, ricorda? Guapo te mei, incantevole signora. Ora ho da fare. Ci vediamo dopo, ecco, sì. Permesso con le cose. Sì, incantevole signora. Incantevole signora. Rita, ha visto mia madre. Incantevole signora, ha visto mia madre, Rita. Ha visto mia madre. Non l'ho vista, non lo so. Renata è in collegio. Sì, Renata. Come? Che è successo? Ne ha fatta una delle sue. È tornata di nascosto in collegio. Chi è che ne ha fatta una delle sue? Renata. Ah, non ci posso credere. Non è possibile. Sì, deve crederci perché è così. Ha strappato una foto di Alessio insieme a Luna. L'ha strappata, l'ha fatta a in chi? Mille pezzi. Renata! L'ha strappata? Sì. Credo che dovremmo sorvegliare i ragazzi finché non avremo trovato Renata, no? Non la sopporto più. Mamma, che c'è? Stai bene? Non la sopporto più. Renata? Chi? Renata? La mia vita, ragazzi, la mia vita qui alla Master School. Non ce la faccio. Ah, passato di moda. Vuoi dire che oltre a tutto sono anche... Vai via, tu hai parlato con Victoria sicuramente. Vai via, prendi il tuo pigiama e vai via. Forza, prendilo. Cosa ti ho detto? Guglielmo, tu diventerai mio padre o no? Già. È così, giusto? Allora perché non cominciamo a fare pratica? Vieni qui. Abbracciami. Sì, che ti abbraccio. Perdonami. Chi è? Papà, sono io, dormi. No, tesoro, entra. Scusa se ti disturbo, no, però... Che è successo? Il peggio, succede sempre qualcosa. Ero con Miranda, siamo andate in bagno e quando siamo uscite la bomboniera non c'era più. Oh, ecco, lo sapevo che dovevo stare in guardia, lo sapevo. E l'unica pazza che può fare una cosa del genere è Renata. Lascia fare a me, eh? Io la vado a cercare. Io giuro che non so che fare. No, non giurare né promettere niente, le farò passare io la voglia di scherzare. Va bene, però ragazza, non essere così nervoso, no, calma. No, amore, andiamo.
Sta con me, amore, sì. Non ti succederà niente. No. Sta vicino a me, non ti farà niente, capito? Perché è cattiva e anche molto, molto invidiosa. Lo so già, perciò papà. Che vi prende? Eh? Insomma, sto morendo di freddo. Sono uscita per sapere che sono queste grida. Vi ho sentiti urlare forte, mi perdoni, Guzman. Signora, non mi so controllare. Ma devi imparare, signora, a controllarsi, perché questa situazione con Renata è difficile. Lei può trarne vantaggio, tranquilla, sì, è vero, per favore, è proprio Luna. Quello che Renata sta cercando. Esattamente. Cioè, questo cerca, ci vuole spaventati, ci vuole nervosi. E allora andiamo a casa, lì staremo bene. No, 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 lì è sparita la bomboniera, non ci voglio tornare. Beh, amore, ma Renata può essere qui vicino, capisci? Però io penso che se è già stata nella nostra, scusi, nella mia casa, volevo dire, se è già stata nella mia casa, ovviamente non ci ritornerà, perciò saremo molto più sicuri a casa mia. Sicuro? Luna, dai, per favore. Fidati, dai, andiamo. Bene, andiamo tutti. Guzman, Guzman, un secondo, per favore, si copra. Si copra, non può uscire così. Guzman, mi ascolti. Quando saremo... Tu vai, cara! Quando saremo soli e sarà passato tutto questo, possiamo parlare un po' io e lei? Sì. Andiamo, si copra. Sì, la copra, si avvicini. Guzman. Però non aveva perduto quel che di buono c'era nel suo modo di essere. Era sempre stato molto cordiale e generoso, e col passare degli anni... Sì? Permesso? Alessio. Ragazzi, ci sono dei problemi e dovete aiutarci. Che tipo di problemi? Che succede? Sì, puoi contare su di noi. Grazie. Avete saputo di Renata? Sì, sì, lo sappiamo. C'è qualche novità? Beh, pare che stia entrando e uscendo dal collegio. Sta facendo delle cose per minacciare e spaventare sia Luna che me. Oh. Quella ragazza sta molto male. Sì, sì, sta davvero molto male. Io, beh, sapete che l'ho fatta ricoverare in un ospedale psichiatrico, ma purtroppo è scappata di nuovo e adesso è qui. Beh, che possiamo fare? Quello che avevo pensato è che oggi bisogna fare la guardia. Sarà una notte lunga. Conto su di voi? Sì, certo, certo. Dovremmo organizzarci. Io, se volete, mi occupo della mensa. Martine, se ti va, ti puoi occupare delle aule. Sì. E io della direzione, che ve ne pare? Perfetto. Sì, 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 sì. E lo scantinato? Ah, bene. Grazie, grazie. Mi piace lo scantinato. Avevo proprio pensato... Andiamo? Dai, andiamo. Andiamo. Nella stanza della signora non c'è, perciò è tutto a posto. Beh, sì, ragazze, ma non è questo il modo di sedersi, per favore. Scusa, con scusa, i piedi scusi. Sul... Per favore. Andate nella vostra stanza e state tranquille, perché Guzman e io rimarremo svegli per vigilare tutta la notte. Faremo la guardia tutta la notte. Non andremo a dormire così, voi vi rilassate. Sì, andate, forza, che io e lei dobbiamo parlare. Andate, sì, però andate. In realtà non abbiamo molto da dirci. Ah, si sieda, Guzman, andiamo. Si accomodi. Ragazzi, andate, chiudete la porta, rilassatevi. Non succederà niente, noi facciamo la guardia. Io invece penso... Ex Toto Corde, che io e lei abbiamo molte cose da dirci. Ci siamo già detti tutto. Insomma, io non ho detto niente. Quello che ho detto l'ho detto perché era un consiglio che quegli adolescenti viziati e sfacciati mi avevano dato. L'avevano dato anche a lei. Insomma, non abbiamo mai detto quello che pensavamo noi, ma quello che pensavano loro. Beh, è molto bello comunicare tramite dei ragazzini adolescenti, saggi adolescenti, che sanno svegliare gli adulti anestetizzati da una presunta saggezza. No, no, lei è anestetizzato, io non sono anestetizzata. Lei smetterebbe di essere anestetizzato se cominciasse a parlare per se stesso, perché lei non ha quest'aria impietrita per i consigli dei ragazzi. Lei è così anestetizzato perché io ho detto delle cose che forse l'hanno anestetizzata. Vede, signora, lei fa così e gesticola perché è troppo nervosa e non ha più argomenti. La corrente ci ha portato qui, le cose sono come sono, punto.